Guarda, il rosso secondo me non è difficile come colore. Vogliamo fare un rosso medievale, un bel rosso forte, ci può stare. Mi passeresti la sporta con il tappino là di sotto? La gamba rotta. Un si è fissato la base ma in mano. Parentesi. Giusto per farlo. Tutti tieni il mescolo in base questo caso. Sì, questo è materiale in mano, quindi è una bella struttura. No, più che altro perché è impossibile maneggiarlo più in alto. Anche perché quando lo hai fisso su un supporto così, tu lavori col tuo pezzo sempre. Se volete fare, cioè no, nella stessa posizione. Lo incolli proprio alla base. Tagliato. È importantissimo nei soldi di metallo, sempre comunque fermi. Anche in quelli in resina. Che mi è capitato ancora, come dire, ah, l'ultima, è arrivato al club, mi porta l'ultimo pezzo in 120 mm di resina, lo prendo, lo guardo, oh, è rimasta la basetta in mano. È cascato in terra, si è smontato, non si è rotto, si è smontato. Proprio le braccia, la testa, perché le ho attaccate col cianfrusaglio filato, una goccettina appena. Però l'ha rimontato uguale dopo. Allora. Il rosso base. Metti un po' di questo. Buttare. Questo è magico. Sì, un po' di questo. E per fare il rosso ci sono un sacco di scuole di pensiero, chi ci mette il verde, chi ci mette il blu, chi ci mette il nero, se li mette entrambi, nel dubbio. Perché se metti solo verde lo fa diventare molto marronato. Se metti solo il blu lo spingi molto verso il viola e a volte può essere utile. Se vuoi cercare di tenere una via di mezzo ci metti un po' di verde, un po' di blu o un po' di nero. A chi è che manca del rosso? Sì, ogni tanto quando non sanno cosa fare ti cambiano i colori. Poi che se il rosso per me è un po' di blu, la morte del rosso è blu e nero. Le scuri il rosso. Posso prendere un stato buono? Sì, sto sfidando la morte a spremere in questo modo il barattolo. Io ho, se vuoi, del vermiglione e del scarlatta. Struttura tutto. Passiamo da una base di rosso normale. Guarda, la base di partenza del rosso è più o meno questo colore. Ah, l'ho già scurito. Con cosa l'hai scurito? Del verde. Con verde. No. No, come questo colore qui. Un bel bordeaux molto scuro, molto profondo. Per ottenerlo, io adesso qui sto parlando di un rosso base, che è una boccetta che se ve la passate almeno abbiamo tutti quanti lo stesso colore. Ecco. Onde evitare l'errore di prima o il problema di prima che ti viene giù un litro di colore, che colore di pennello? Si prende un po' di nero. Io uso il Valleio. Non da ridere perché non esce niente. Bomba in bocca. Siccome sono molto molto fatti, Andrea, spesso li taglio con un po' di nero della Valleio o un po' di un altro colore della Valleio, un pochino per renderli meno gessosi. Sì.
L'unico nero. Tiene un pelo più opaco di quello che faccio io. Mi faccio il rosso da una parte, qua ci metto un po' di nero. Il dubbio è che sia quello. Invece sei già partito un rosso valleio. Ti fai un rosso scuro con i valleio. Ma perché c'è il verde scuro? Potresti usare un valleio. Stamattina c'è chi cuoce, come già fatto, me ne faccio io, non cambia assolutamente niente. Anche il blu, potete anche scurire il rosso più un po' di verde, uguale, non cambia niente. Tanto il blu e verde è dato da blu e giallo. Quindi alla fine non cambia quasi niente. La composizione rimane la stessa. Varia poco. O un rosso scuro già fatto, ecco, non so male. Basta che sia un rosso scuro. Un bordo? Un bordo. Diciamo, l'unica differenza è che quando me li faccio così so esattamente cosa c'è dentro come colore, esattamente per modo di dire. So bene o male che dentro la maggioranza del colore è il rosso basico Andrea. È finito il tappo. Quale? Modifichiamo tutto adesso. Esatto, si fa tutta la base, perfetto. Adesso faccio qua questo. Si vede un po' violaccio, verrà. Se è troppo violaccio si può mettergli un po' di verde. Un marrone mattone, un rosso blu. Tipo questo. Eh? Diego Rubina scopriremo che è daltonico, gli fa fare tutti i colori. Il rosso ve lo fa fare marrone. Diego. Questa è più o meno può essere una base per un rosso scuro. Ok. Scusi, quando fa così di questo palco? Ancora va bene, questa è la prima mano, una volta che si secca dai la seconda. Puoi farlo anche un pelo più denso. Non è una cosa grave, ecco. La cotta di maglia che si è sotto deve stare a parte. Puoi anche dargli una mano di rosso, tanto non so se arriviamo a dipingere quello. Ma se siete d'accordo, potremmo fare un richiamo fra qualche mese e fare quelle componenti e quelle parti che non abbiamo. Io un'idea che avevo dato prima a lui è magari adesso, dopo un periodo, si può fare una verifica. Cioè una verifica, prendete il pezzo, provate a dipingerci sopra, ne fate un altri due, tre, uno, insomma quello che si arriva, e vedere cosa ha fruttato, cioè cosa è stato utilizzato di questo, magari di queste ore qui. Diciamo che avete tutti praticamente questo pezzo e il pezzo della scatola, quello del pezzo. Possiamo vederci, la base può essere un po' settembre, ottobre, con questa. I due pezzi fatti. Okay. Sempre meglio darlo un po' più di vita che troppo denso. Allora. Per non nascondere le pieghe dopo. Potremmo fare una cosa di questo genere, vederci a settembre per dire con i due pezzi già fatti. In modo da. Sì, potrebbe essere un buon appuntamento. Quest'anno Novegro è mica contemporaneo anche quest'anno con Forkestone. Oh, vedrai che tanto non ci fanno più di tanto caso quelli di Novegro, non lo so quando sarà in Novegro. Scorsa è contemporanea. No, sto pensando perché se è contemporanea non ci sono io a Novegro. No, facciamo una settimana prima, dopo anche per noi Novegro. Sì, ecco, insomma. Così. No, perché l'anno scorso c'erano appuntamenti similari a Novegro. Calenzano è una vita che lo fanno gli stessi giorni di sempre di Novegro, di quello di aprile. Gentiloro. Gli abbiamo detto in 2000 modi diversi. Calenzano? Sì. No, vabbè, loro fanno quello che vogliono. Tu e Giudi, Diego? Non riesco, non ce la faccio. Cioè adesso dovrei essere fuori casa praticamente ogni weekend qui per 4 mesi. Sì. È possibile. Ogni weekend ce ne vanno. Cioè al di là che sono presissimo perché ad aprile abbiamo la nostra Bolzano lì, che siamo anche lì, lì alla fine dell'organizzazione, non ce la faccio a essere sempre in giro. Ci sono dei periodi veramente che arrivi alla fine che sì. Ci basta. Sono arrivato a novembre l'anno scorso che non ne potevo più.
Ci sono stati 3 mesi di fuoco tra ottobre, novembre, sì, poi non settembre. Si comincia a metterci dentro anche... Salmenzan, poi Girona e Monte San Savino. Sì, e poi metterci dentro Boston e qualcosa. L'effetto prima non ricordo chi mi aveva chiesto qualcosa sul bianco e sul nero, ecco, dopo magari facciamo due parole, la tecnica di pittura è quella, magari due parole sui colori, sulle mescole, quello lo dedicherebbe, cioè lo merita a parte. Anche i metalli sarebbero stati una cosa un attimino che sarebbe stato interessante vedere. Cosa stai facendo? Aspetta, per fare le lavature, cioè le lumeggiature su superfici così un po' grandine, cioè, allora, la base si può dare tranquillamente un pelo più densa, magari invece di dare 3-4 mani basta 1-2, 2 meglio, ma si comincia a schiarire, a schiarire e poi in seguito anche a scurire, lì il colore deve essere molto più diluito rispetto alla base, un po' come il discorso prima del viso, un colore che è quasi un semitrasparente alla fine. Allora, come si diceva stamattina, della base che ho fatto, metà la tengo, ho fatto poco questa volta, però, allora, metà la tengo e metà la verso un altro tappino, prendo il rosso di base, basico, sì, in questo caso lavoro con questo o un altro rosso, sarà preso in faccia, c'è una cosa rossa. Allora, comincio ad aggiungere questo, lo mescolo e poi ve lo faccio vedere. Quello che ti hai preso l'altro, esatto. Complicato. Io su questo ho aggiunto semplicemente un po' di rosso, no, una mano di colore qui, poi vi faccio passare il pezzo. Se ti vedi magari un po' della luce, sono 20 km. Dipende dal rosso.